Grazie signore, sia al Signore, stasera anche siamo insieme e prima di andare avanti vogliamo metterci insieme, ci vogliamo sintonizzare. Si dice normalmente prendiamo posto e che normalmente noi pensiamo dove ci dobbiamo sedere, mentre col Signore c'è un altro posto che bisogna prendere. E il posto fisico è importante perché se ci mettiamo in un posto comodo possiamo stare più tranquilli, però dobbiamo pensare un'altra cosa, prendere posto giusto davanti al Signore. Cercare di assemblare, mettere insieme i nostri pensieri e dirigerli verso il Signore per dire grazie che mi dai la possibilità di essere insieme con te. E grazie per questo insieme, perché comunque è una grazia del Signore che Dio ci ha fatto per poter essere insieme. Lui che conosce le nostre difficoltà, a volte non ci possiamo muovere, siamo ammalati, abbiamo problemi, e Lui si preoccupa di portarci una parola che insieme la condividiamo, lo adoriamo, lo benediciamo e poi Egli fa l'opera sua a casa nostra. O proprio dove noi siamo. Non dico sempre che dobbiamo essere a casa. È facile che tu sei nella macchina, è facile che sei in qualche posto, puoi essere anche nel bagno, non ha importanza. Quello che è importante è che noi ci sintonizziamo, ci mettiamo, prendiamo il posto giusto davanti al Signore. Forse se non riesci bene a comprendere, parlane direttamente col Signore. Signore, che vuol dire mi devo mettere nel posto giusto davanti a te? Immaginiamo quello che la parola del Signore ci dice, così ci esercitiamo, facciamo lavorare anche la nostra immaginazione. Avere un grande Dio, creatore dell'universo, seduto sul trono, con i suoi piedi che sono poggiati sullo sgabello, che è questo piccolo globo, un'immagine che ci aiuta, e noi siamo davanti a Lui. Dobbiamo soltanto cercare di guardare verso di lui, guardarlo in faccia. Guardarlo in faccia vuol dire come fece Pietro. Pietro, quando si incontrarono, gli occhi di Gesù con i suoi, Gesù senza parlare gli disse più di quanto parlava, perché comprese che i suoi occhi, quando si incontrarono con Gesù, gli venne in mente la cosa che dovette lasciare la compagnia e prese la posizione giusta. Gesù gli aveva detto, quando lui testimoniava, che tutti ti possono venire meno, ma io mai. Fatto sta che si trovò in circostanze dove una piccola ragazza gli disse, guarda che tu pure sei uno di quelli, perché come parli, tu sei pure, sei venuto con loro. E lui disse, ma che dici? Io sono qua, non c'entro proprio niente. Quando poi si incontrò con il Signore, con gli occhi, senza poter parlare perché le circostanze non permettevano, si ricordò e disse, Signore, però grazie al Signore, è meglio come fece Pietro. E non come fece Giuda. Giuda aveva fatto lo stesso errore, però preferì restare duro così com'era. Meglio morire che dire perdonami, Signore. Così pensò e fece una brutta fine. Noi vogliamo sederci al posto giusto, guardare negli occhi il Signore e dire, Signore, fa che io possa avere comunione con te. E se c'è qualche cosa, perché a volte quando non vediamo il sole c'è qualcosa che ci ostacola. Allora diciamo, Signore, toglila questa. Io ci metto la mia volontà, Signore, lo chiedo a te. Ti chiedo perdono, aiutami a togliere e non solo, ma invoco il tuo sangue che purifichi lo spazio dove si sono creati dei germi che non aiutano a mantenere quel giusto rapporto con te. E Gesù Cristo col suo sangue è l'unico detergente che troviamo nella parola del Signore che in qualsiasi momento ricordatelo
È il detergente purificatore della coscienza, dell'anima umana, del nostro essere, perché il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. Ogni volta che tu chiedi perdono al Signore, non dimenticare di invocare la purificazione del suo sangue perché possa restare pulito, e come pulisce il sangue del Figlio di Dio perché è Dio. Possiamo avere comunione con Dio, perché se no ci resta sempre qualche cosa. Allora mettiamoci a lodare il Signore insieme, mentre cantiamo un bel canto insieme, lo lodiamo, apriamo i nostri cuori. Ti voglio dire che se tu lodi il Signore con tutto il cuore, lo Spirito Santo gli piace la lode sincera che esce dal nostro cuore e lui ci scende dentro. Quella temperatura è la temperatura che piace allo Spirito Santo, un po' come sono le api, che gli piace andare al centro del fiore, perché lì c'è qualcosa che pescano fuori. E cosa tirano fuori poi? Il miele. O possa lo Spirito Santo mettere del miele nei nostri cuori, che la sua parola diventi dolce al nostro cuore, come si esprime il salmista. Come miele di favi, perché è il più tenero che c'è. La tenerezza della presenza dello Spirito Santo ammorbidisce il nostro cuore e diventa la dimora della sua presenza nella nostra vita. Perché Dio non vive in templi fatti di mano d'uomo, non so a quale denominazione tu appartieni, che marca sei nel sistema cristiano, ma quello che è importante è sapere ciò che dice la parola del Signore. Perché quella è la guida di tutti noi cristiani, che Egli fa diventare il nostro corpo, il tempio dello Spirito Santo e la tua casa, o dove sei tu, una casa di adorazione. E questo è bello, perché Dio si abbassa fino a noi dove siamo, e specialmente quando siamo nel bisogno, è il primo che risponde, non viene mai meno. Tutti si girano intorno e quando vedono la cosa un po' difficile ti lasciano. Lui, quando vede che è più difficile la cosa, è proprio lì per mantenerti, per sostenerti e per rispondere molte volte a quello che noi non sappiamo mettere in parole, ma che esce fuori dal nostro cuore come una necessità vera, sincera che presentiamo a Lui. E anche stasera. Il Signore, mentre condividiamo la Sua parola, ha qualcosa di speciale. Cerchiamo di captare qual è la nostra porzione e ci nutriamo di essa. Dio ci possa guidare. Un canto, che numero? 479. È già quello che abbiamo. 479. Canta insieme con noi. Partecipa, sentiti come a casa tua, tranquillo. Tanto tu dove sei non devi dar conto a nessuno, non ti devi sentire imbarazzato perché il Signore viene a casa tua con la sua parola, viene proprio dove ci sentiamo già senza timore di poter aprire il nostro cuore come vogliamo. Mettiti libero, libera, lo lodi con tutto il cuore, come ti muovi, muovi, se ti vuoi mettere seduto, in piedi, coricato. Quella è la cosa bella, che il Signore ci vede come siamo, anche quando noi siamo in un modo indecente, Lui ci conosce. Cantiamolo insieme. 4, 7, 9. Ci vogliamo alzare in piedi, così. Chi ci riesce a alzare, chi ci riesce a stare, se c'è qualche cosa che non funziona bene, qualche gamba, qualche piede, qualche pezzo di schiena, qualche cosa che non funziona, sediamoci, sentiamoci liberi. Se guardo un cielo e stelle, vedo te. Salvarmi tu volasti in croce.
or sento nel mio cuore pace vera. Un altro, ne avete uno nel cuore? 866. Se tu hai il piccolo inario che noi abbiamo e te l'abbiamo mandato, se non ce lo hai e richiedicelo, te lo mandiamo gratuitamente, così puoi cantare insieme con noi e diventa poi tuo, che quando senti nel cuore di cantare puoi cantare ti loderò. Quando per la prima volta ti incontrai Gesù, ho sentito la tua gioia nel mio cuore. Ti ricordi, sorella, fratello? Io non mi ricordo il giorno, ma mi ricordo dove e quando il Signore ha toccato il mio cuore. E c'è stato un cambiamento radicale, non è che qualcosa che è successa così per caso. Il nemico molte volte quando viene, ci vuole demolire e quasi che cerca in tutti i modi di smantellarci oppure sottrarre quelle esperienze che abbiamo fatto, ma quello della salvezza non ci riesce mai, perché ha lasciato un'impronta potente nel nostro cuore, perché mentre invocavamo Gesù egli ha cambiato la nostra vita. E lì non è accaduto per caso e non è come un qualcosa che non sappiamo, lo sappiamo perché possiamo dire come quella donna dal flusso di sangue, che quando toccò il lembo della veste di Gesù, il sangue si fermò, qualcosa cambia e gli vuole cambiare qualcosa anche stasera mentre noi ci apriamo a Lui. Possa essere, se non hai fatto mai questa esperienza, sai che lo può fare mentre canti questo canto. Fa diventare le parole tue e ciò che gli altri raccontano di aver ricevuto nel tempo passato, tu lo racconti da questo momento in poi, perché Lui lo fa in un istante. Benedetto sia il Signore. Cantiamolo insieme. Gesù, ho sentito la tua gioia.
gioia nel mio cuore. Sussurrasti dolcemente, io ti amo. Voglio vivere per sempre dentro te, contemplando il tuo splendore. Mi fermai, osservai la tua bellezza e poi pregai. Tu servisti la tua mano, ma il tuo prato. Lo dobbiamo cantare un'altra volta. Gloria a te, Signore benedetto. Ci dobbiamo proprio abbandonare in quel che diciamo, sorella, fratello, dovunque tu sei, noi che siamo qui. Non possiamo cantare a fior di labbra. Fior di labbra lo fanno a Sanremo, perché lì devono fare presentazioni. Lo fanno dove devono fare spettacoli. Questo è un canale che non serve per fare spettacoli, serve per chiudere gli occhi e aprire il cuore, e con tutto il cuore, anche se siamo stonati, quello che è importante è che ciò che diciamo al Signore glielo diciamo col cuore. Dai, mettici un poco di cuore, eh? Vogliamo cantare bene? Per il Signore basta cantare col cuore. Proprio quell'armonia che esce dal nostro cuore. Anche se la voce può uscire stonata, il Signore non sente la voce, sente come noi diciamo col cuore al Signore quello che diciamo. Lo vogliamo ricantare. Abbandona tutte le altre cose, sintonizziamoci con quel che diciamo, lasciamoci guidare da quel che diciamo con la bocca, che sia sincronizzato col cuore. Perché vedrai che fatto così il Signore fa un'opera speciale dentro di te. Lui sa cambiare le cose mentre noi cantiamo col cuore. Porta un cambiamento radicale nella nostra vita. Sento che non c'è quella comunione che noi dobbiamo avere personalmente con il Signore. Se ognuno di noi si sintonizza un po' di più, il Signore ci unisce in un modo forte e sentiamo la sua presenza che si espande fin dove arriva la voce
di parole di vita. Dove arriva la voce? Là arriva la presenza dello Spirito Santo che ci fa sentire nel cuore che Egli è all'opera, perché lo Spirito Santo aleggia esattamente come aleggiava prima che si fosse formato la terra, e aleggiando ha cambiato tutta la natura. Aleggiando su di noi stasera cambia la nostra natura spirituale. E se c'è bisogno di interventi anche fisici o di liberazioni, Lui lo fa, perché trasforma. Coloro che incontrano Cristo vivono in un'atmosfera di una nuova, sono nuove creature che vivono in una nuova creazione, perché c'è una ricreazione spirituale che solo lo Spirito Santo può fare, nella misura che noi ci apriamo a Lui. Ricantiamolo insieme e mettiamoci un po' di cuore che ci permette di essere più uniti, più compatti, come se una sola voce sale verso il Signore, siamo proprio così uno in Lui e con Lui, e lo lodiamo con tutto il cuore. E vedi, forse non hai mai sentito la presenza dello Spirito Santo nella tua vita. Se tu segui quello che io ti sto dicendo in questo momento, avverti la presenza dello Spirito Santo nella tua vita, perché è proprio dove sei tu, è su di te. Vuole avere un rapporto intimo con te se tu ti apri. Se noi ci apriamo, allora vediamo la gloria del Signore. La gloria del Signore che cos'è? È la sua presenza nella nostra vita. Gloria sia resa a Dio. Cantiamolo un'altra volta, eh? Gloria al tuo nome, Signore. Possa essere questa la prima volta, se non l'hai mai sperimentato. Ma aspettati che succeda, perché se è successo a milioni e milioni di persone, perché non deve succedere a te? È lo stesso Signore. Lo vuole fare se tu desideri che ci sia questo cambiamento potente che solo Lui può fare. Una volta ti incontrai Gesù, ho sentito la tua gioia nel mio cuore, sussurrasti dolcemente, io ti amo, voglio vivere per sempre dentro te, contemplando il tuo splendore mi fermai. Osservai la tua bellezza e poi pregai. Tu servisti la tua mano, ma il tuo grado, perdonato e malato, fu il mio cuore. Ti voderò, con gli angeli del cielo. Oh,
del mio Signore. Ne vogliamo cantare uno di preghiera e poi ci apriamo davanti al Signore. Lo avete uno? Ci vogliamo alzare in piedi così? Lo diamo con tutto il cuore. Sempre chi può alzarsi, chi non si può alzare e non si alza. Ne avete uno nel cuore? Numero 118. Gloria al Signore. Ti vogliamo benedire, Signore. Alleluia. Vieni, ti cerca l'alma mia. Questo ci mette proprio insieme. Proprio per quello che stiamo insieme, per quello che siamo venuti a fare, proprio quello che aspettiamo, qualcosa quando siamo nella presenza del Signore, cosa possiamo? La prima cosa dobbiamo cercare Lui. Non gli portiamo il biglietto che ci serve tutte le volte, ci sono dei credenti che gli presentano sempre che gli serve, poi non si interessano. Noi dobbiamo cercare prima chi dona le cose. E poi chiederglielo, perché se chiediamo le cose così, normalmente anche nella quotidianità si fa così, quando cerchiamo qualcosa a qualcuno andiamo a cercare prima la persona, facciamo le nostre dovute riverenze, le nostre dovute richieste, ma prima la persona. Dobbiamo cercare prima Dio. Vieni, ti cerca l'alma mia, perché prima cercasti me, per seguirti, non solo per quello che mi serve. Vuol servirti un'altra passione, col mio cuore, con vera fede. E poi tutte le altre cose ci saranno sopraggiunte. Molte volte spendiamo molto tempo nel chiedere, ma il Signore dice che il Padre vostro già sa. Allora è importante avere prima un rapporto con il Signore e poi tutto il resto, certe cose, i credenti lo sanno, lo sappiamo, che tante cose noi gliele abbiamo chieste, però ce li siamo trovati e lo vogliamo lodare. Quante cose ci ha dato il Signore che non abbiamo chiesto e gli vogliamo dare la lode. Alleluia. Thank you.
Apriti davanti al Signore dovunque sei, continua a cercarlo, chiudi gli occhi ed apri il cuore davanti al Signore, dove sei, sei, oh, adoralo, benedicilo, cercalo, invocalo, vieni, ti cerca l'alma mia, continua a dirglielo sottovoce con tutto il cuore, vieni, ti cerca l'alma mia, perché tu prima cercasti me, alleluia, gloria a te Signore. Soffia Spirito Santo con il vento della Pentecoste, quel vento purificatore che purifica, che spazza ogni polvere di peccato. Rakamashanda rallakamassia, oh Rwashakamassanda rallakamaita. Vai Spirito Santo, soffia col tuo divino potere, e separa la pula dal grano, ruascia cavassando. Oh, soffia, Spirito Santo, quell'alito vitale, vieni dai quattro venti e soffia sul tuo popolo. Alleluia, ricamasciando la camassita. Alleluia, Rosha Kamasan, soffia Spirito Santo, pulisci l'aia, ogni cuore che sia, col soffio della tua presenza, fai una netta separazione della pula e del grano, perché possa restare quel grano che produce
pane per il tuo popolo, rakamashandara la kamasita. Alleluia, ti lodiamo Signore, ti lodiamo Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, gloria al tuo nome, Signore. Shika massandara la kamaita la kamassia. Soffia, Spirito Santo. Shandara la kamassita. Oh, Yeshua Mashiach, spandi il tuo divino potere sul tuo popolo. Alleluia, alleluia. Raggiungi ogni cuore aperto nella tua presenza e riempilo dell'unzione del tuo amore che scorre in ogni cuore l'amore tuo, Spirito Santo di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Lode e gloria a te, Signore. Ti vogliamo benedire, Signore. Ti vogliamo lodare. Vai Spirito Santo, porta luce e potere nel cuore del tuo popolo in ogni direzione. Sakamashanda, spandi la tua presenza in lungo e in largo e copri, Signore, con il tuo potere. Alimenta ciò che è di tuo in ogni cuore che si eleva verso di te per la gloria del Re dei Re, Signore dei Signore Gesù, Yeshua Mashiach, la Kamashanda Rabbi. Dimmi tutto quel che c'è dentro il mio cuore, ha bisogno di te. Provami, Signore Gesù. Yeah.
bisogno ignora di te. Santa Sofia, Spirito Santo, porta luce e potere in ogni cuore per la gloria di Gesù. Raccamashanda, ricata la Maya Shanda. Oh, alleluia, alleluia. Sì, Signore, sì, Signore, sì, Signore. Vai, Spirito Santo. Deve essere trasformato, Signore, perché tutto quello che c'è, che tutto quello che c'è dentro il mio cuore, ha bisogno di ora di te, perché tutto quello che c'è. Vai, opera Spirito Santo per la gloria di Gesù. Ricordati una cosa, che tu sei nel mondo, ma non sei del mondo. Tu hai bisogno di una trasformazione nella tua vita, perché tu in questo momento ti stai trovando in una situazione del mondo dove sei tutto avvinghiato e dove non sai come uscirne. Ma in questo momento il Signore viene a te e ti dice proprio questo: lascia quelle cose che non ti portano la pace nel cuore, lascia quelle cose che non ti danno la gioia nel cuore, perché il mondo ti attira ma poi ti porta il conto, non ti dà pace, non ti dà gioia. È solo il Signore che ti dà la pace e la gioia. Allora, figlio mio, ti dice il Signore in questo momento che ti sta parlando, ti dice proprio questo: lascia quella strada e inizia a cercare la mia presenza e la mia faccia, perché tu tanto tempo fa hai sperimentato la mia gioia e la mia pace, hai visto com'è bello stare insieme con me. Può sembrare che io te lo ripeto in continuazione, ma siccome io vedo lo stato dove tu sei caduto, io so tu che cosa stai attraversando, io vengo a te in questo momento e ti dico: lascia quella strada, lascia il mondo e ritorna a me, perché insieme con me tu ti incamminerai nella strada giusta, che quando tu farai qualcosa dirai: Signore, ti piace? Se io ti rispondo nel cuore con la pace e la gioia e ti dico sì, vai avanti e non ti preoccupare. Ma se tu senti turbamento, se tu senti nel tuo cuore che non hai pace, lascia quella strada, lascia quegli amici, lascia quelle persone, perché non sono per te, perché io ti procurerò persone bene, persone con un cuore puro, persone che io amo, te le metterò accanto e ti farò camminare insieme. Questo ti dice il Signore. Il Signore ti dice: ritorna a me come eri una volta e comincia a camminare con me quotidianamente, non solo occasionalmente ogni volta, ma quotidianamente e costantemente, e allora vedrai la mia gloria. Questo ti dice il Signore, perché ti ama. Thank you.
siamo solo noi. Spero proprio che ciò che ho per te ti raggiunga il cuore. Il canto che offro a te dice tutto di me. Spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità, cerchi profondità, tu guardi dentro a me. Mio eterno re, ed io sono qui, solo e semplice, appartengo a te. Il canto che ho a te dice tutto di me, spero che lo semplice, appartengo a te. Il canto che offro a te dice tutto di me, spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità, cerchi profondità, tu guardi dentro. Riguardo a te, soltanto a te, Gesù. Soffia, Spirito Santo, soffia con quel vento di una nuova Pentecoste. Shandara la gamba, soffia, Spirito Santo, alleluia, gloria a te, Signore. Lode gloria a te, Signore, lode gloria a te, Signore, alleluia.
Amen, amen, accomodatevi. Voglio dirti che se torni alla vera adorazione, quella sincera, quella vera, senti il vento dello Spirito Santo intorno a te, senti i tuoi capelli che si muovono, senti come se qualcuno avesse aperto la finestra, guardi ma non c'è aperta, la presenza dello Spirito Santo ti soffia intorno, perché comincia a fare qualcosa di speciale nella tua vita. Quando torni alla vera adorazione, quella sincera, senti il vento dello Spirito Santo che ti avvolge, senti il tepore della sua presenza, un vento vitale che soffia intorno a te, dentro di te, che porta purificazione e ti avverte che è lì proprio dove sei tu. Siamo sinceri quando adoriamo il Signore, benediciamolo come Egli deve essere benedetto col cuore. Poche parole, ma più cuore. Dio ci aiuti. Cantiamo il 181 insieme. Numero 181. E poi se c'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore, poi stasera abbiamo anche la visita di un fratello che poi passa avanti. No, resti dove sei, va bene così. C'è la sorella pure, la moglie Maria, ci daranno un pensiero di testimonianza di quello che il Signore ha fatto. E serve per lodare il Signore. Quando noi testimoniamo del Signore, non vogliamo dire quanto bravi siamo stati e come siamo stati capaci. Vogliamo onorare colui che ha fatto, ha iniziato un'opera e la porta avanti nella nostra vita. Che le nostre testimonianze possono esprimersi in questo modo. Quando noi testimoniamo del Signore, che dove arriva la nostra testimonianza possa risaltare non chi siamo noi, ma quando è grande colui che ha iniziato e porta avanti l'opera nel cuore dei credenti di tutta la terra. E la nostra lode va verso di lui. La nostra lode, la nostra riconoscenza, la nostra gratitudine, e ne parliamo perché è una verità che viviamo e perciò è degno di essere lodato. Numero 181, io ero nel fango, lontano dal Signore, non vi era speranza per me, peccatore, ma avendo gridato a Gesù Salvatore, fuori dal fango mi tirò il suo amor. Gloria al Signore. Lontano dal Signore, non c'era speranza per me, peccatore, avendo gridato a Gesù Salvatore, fuori dal fango mi tirò il suo amore, fuori da quel fango e mi tirò sopra la rocca i miei piedi fermò. Oh,
Signor griderò di Dio la potenza, un Dì mi salvò. Gesù col suo sangue a Dio mi comprò, fedele, fedele, sempre a Lui sarò. Oltre a quel fango lei mi dirò, sopra la rocca i miei piedi fermò, un nuovo cantico i mi donò, oh gloria, gloria, alleluia. Benedetto sia il Signore. Allora vogliamo dare spazio al fratello Gaspare Ferrara, si chiama, viene da Trapani e vogliamo sentire la sua testimonianza. Certo che se gli vogliamo dare spazio per tutta la testimonianza ha bisogno di altri 50 anni, secondo me, quanti sono passati, ma vogliamo sentire così in breve quello che il Signore ha fatto nella sua vita. Dategli un microfono e tutto funziona. Gloria a Dio. Io veramente sono gioioso questa sera di essere qui in mezzo di voi, perché per me è sempre una grande gioia quando mi trovo alla presenza di Dio, anche se ho tanti anni di fede, ma mi sembra sempre il primo giorno. L'emozione non manca, perché il mio cuore è gioioso di stare alla presenza del Signore e non li posso fare a meno, gloria a Dio, perché per me Lui è il tesoro più grande di tutto l'universo. E io lo custodisco nel mio cuore, perché Lui è il mio Signore. Vi posso raccontare una testimonianza che io da tanto tempo pregavo il Signore dicendo: Signore, io voglio conoscerti, io voglio parlare con te, ti voglio vedere faccia a faccia, perché ho tante cose, Signore. E un giorno il Signore mi ha esaudito la mia preghiera. E mentre che io dormivo, mi trovai in cielo con Lui, mi trovai in un tempio grandissimo, infinito, bellissimo. Vedevo tante persone che io conoscevo, perfino mia madre, ma non mi interessava neppure di mia madre. Io volevo vedere il Signore, quello era il mio desiderio. E di lontano vedevo venire tre uomini vestiti tutti bianchi e uno dei due diceva: Maestro. Maestro, allora quello è il Signore. Dicendo questo, il Signore si indirizzava verso di me. Quando arrivò davanti a me, si è fermato. Sei venuto, fratello, dice, per rimanere qui con noi? Signore, io rimarrei qui con te, però c'è un problema che tu sai. Lì sotto ancora vi è una Babilonia. E tu lo sai, Signore, hanno bisogno di te. Aiutale, Signore, perché senza di te non possiamo fare niente. Mi ha guardato sorridendo sempre, perché sorridi sempre. E non ha la barba, questo ve lo posso garantire. Non ha barba, come lo presenta il mondo. E allora, disse, Signore, cosa devo fare? Mi ha attestato con la testa, fatto così, nel senso, lo so, figliolo. Chiudi gli occhi. Incrocia le braccia e in un tratto scomparì dalla sua presenza e mi trovai di nuovo nel mio letto. Quindi il Signore mi ha mandato a un solo scopo, quello di annunziare la buona novella di Cristo. E questo è, diciamo, il mio compito speciale. E ho detto, come ho detto a vostro pastore, ho detto che Signore, la sanno la buona novella? Va! Nel senso che non la sanno. Sembra assurdo, ma è così. Oggi vediamo tanti religiosi, ognuno tira acqua del proprio mulino. Non è così servire il Signore. Servire il Signore è una cosa seria. Tante volte gliela porto sotto questa forma. Sapete quando una donna va al supermercato, tante cose belle, questo mi piace, quello lo prendo, ma quando finisce di riempire il carrello, deve andare a passare dalla cassa, deve pagare.
e ognuno di noi deve fare i conti col Signore. Non lo dimentichiamo mai. Questo è importante. Quindi il Signore è quello che ci dice questa sera che noi dobbiamo consacrare le anime nostre. Il Signore continuamente parla di santificazione, parla di consacrazione, perché anche la sorella questa sera ha parlato di questo. Dio vede tutto, non fuggi niente, nemmeno la virgola o il puntino, piccolino, ma lo vede. Dio è Dio e Dio vuole che noi lo serviamo con un cuore sincero e allegro. Gloria a Dio. Perché Gesù sta ritornando sulla faccia della terra per mettere fine ad ogni ingiustizia umana. A Lui sia tutta la lode e la gloria, benedetti in eterno. Alleluia, grazie Signore. Prego, sorella Maria, dagli alla sorella Maria. Il Signore sia lodato. Io voglio ringraziare il Signore questa sera come mi trovo nella sua casa, per insieme lodare il suo nome. Noi siamo da Trapani, come voi avete capito, e abbiamo fatto tanti chilometri, veramente grazie a Dio che ci accompagnate per vedere voi, perché noi vi amiamo nell'amore del Signore, perché anche nella televisione mi vediamo e siamo insieme in comunione col Signore, con voi. Lo voglio ringraziare perché il Signore è buono e meraviglioso. Il Signore ha fatto tante cose nella mia vita, nella mia casa, e io lo voglio ringraziare perché Lui è buono e degno di essere lodato e glorificato. Io, quando mio marito ha accettato il Signore, non ne volevo sapere niente, perché dicevo, voi siete pazzi. Ma grazie a resa al nome del Signore, venivano fratelli a casa mia, mi dicevano sorella, io ci dicevo, io non ho fratelli, perché noi a casa mia eravamo 5 femmine. E così un giorno il Signore mi ha fatto vedere una visione, che dove stavo io avevo un balcone a parte della stanza da letto, e diceva il Signore, vieni, esci fuori. E vedevo un grandissimo giardino, che in questo giardino c'era mia mamma, che prima di morire ha accettato il Signore, e un'altra mia sorella. E il Signore mi faceva vedere, dice, tocca i muri e vedi che erano come se avesse un fuoco nei muri. Io l'ho capita questa cosa, però il diavolo mi faceva ancora barcollare. Ma ringrazio il Signore che da 43 anni serve il Signore in quello che posso fare. Ma io lo voglio ringraziare perché lo voglio lodare e ringraziare tutti i giorni della mia vita, perché io ho 4 figli e voglio che la Chiesa prega per i miei figli affinché anche loro possano andare a servire il Signore, perché loro lo conoscono. Quando erano a casa mia venivano nella casa del Signore, eravamo tutti assieme. Ora si sono sposate e io non posso più pretendere da loro. Ma c'è il Signore che ci deve toccare il cuore affinché posso dire che io e la casa mia serviamo il Signore. E per questo lo voglio ringraziare tutti i giorni della mia vita, perché io non ho tanta salute e come sono qua nemmeno io lo so. Ma il Signore fino ad ora mi ha soccorso. Il Signore sia lodato e benedetto in eterno. Portate i nostri saluti quando andate a casa vostra, ai vostri familiari, alla chiesa. C'è qualcun altro che ha qualcosa da parte del Signore? A Dio sia la gloria. Voglio essere obbediente alla voce dello Spirito Santo. Questa mattina il Signore mi ha messo nel cuore 2 versi in Atti 1:4. E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma d'aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale egli disse, avete udita da me. Ma quello che colpiva il mio cuore, che parlava il mio cuore, era questo, che il Signore dice,
di non allontanarti da Gerusalemme, dove tu puoi essere riempito di Spirito Santo, dove il Signore ti riempie della sua gloria, dove tu puoi ricevere quelle promesse che il Signore ha fatto al tuo cuore. Ma se tu ti allontani da Gerusalemme, ti allontani dal luogo dove il Signore ti ha posto, o forse ti sei già allontanato e tu aspetti quelle promesse, ma il Signore ti ripete di non allontanarti da Gerusalemme, ma di ritornare in quel luogo e di attendere con fiducia che ciò che il Signore ha promesso alla tua vita lo adempirà. Il Signore ti ha promesso che ti riempirà di Spirito Santo, il Signore ha promesso che ti guarisce, il Signore ha fatto tante promesse al tuo cuore, ma quello che chiede di non allontanarti da Gerusalemme è perché è lì che tu riceverai forza, riceverai nuovo vigore. E questo è l'invito che il Signore fa al tuo cuore, al nostro cuore, di non allontanarci da Gerusalemme, dove il Signore ha posto la sua benedizione, la sua presenza e dove la sua gloria riempie i cuori. Dio ti benedica. Bene, queste immagini di posti che si parla non è la posizione geografica di tornare a Gerusalemme, come quando, giusto per chiarire, perché così diventa più chiaro, non è da andare a Gerusalemme e neppure sul Monte Sion. Queste immagini ci aiutano a comprendere di andare dove c'è la presenza di Dio. E dov'è la presenza di Dio? E dove noi lo cerchiamo, perché Dio è l'Iddio onnipresente che copre l'universo. Quando noi lo cerchiamo nella nostra vita, addirizziamo i nostri cuori verso di Lui, lo invochiamo per dire meglio, è la porta dell'invocazione che permette al Signore di avere comunione con Lui. E benedetto sia il Signore. Quando noi invochiamo il nome del Signore Gesù Cristo, Egli è presente nella nostra vita. Forse tu hai bisogno di ritornare, ricordati che c'è stato un periodo dove tu invocavi il nome del Signore. Normalmente quando noi lodiamo il Signore, nelle nostre comunità si invoca il Signore, ripetiamo tante volte Alleluia, Gesù e così via. Quello è l'invocazione verso colui che personalmente, attraverso lo Spirito Santo, si abbassa nei nostri cuori quando noi lo cerchiamo e diventa per noi Gerusalemme, diventa per noi il Monte Sion, diventa per noi il Monte della Trasfigurazione, dove Egli porta rivelazione al nostro cuore. C'è qualcun altro? C'è il fratello, dategli il microfono. A che so bravo sti guagliuni? Eh? Grazie al Signore, come solo la sua presenza. E da stamattina il Signore anche a me ha messo un verso e lo voglio condividere con voi nel Salmo 37, il verso 5, che è un incoraggiamento prima per me e per quanti ascoltano, sicuramente perché hanno riposto la loro fiducia nel Signore. E dice: riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Dio sia lodato e benedetto in eterno. L'altra versione dice: rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Come dire, poggiati su di Lui, abbi fede in Lui, aspettalo ed Egli opera secondo il suo piano, ma che è il meglio per noi, perché il piano di Dio è quello buono per noi, perché è quello originale. Noi certe volte i piani di Dio, i disegni divini, si sgualciscono nel nostro cammino quotidiano. Le intemperie molte volte non fanno più leggere le righe come sono, ma Lui ci ridà il progetto nuovo quando andiamo a Lui, dove possiamo leggere, possiamo vedere con esattezza come misurare le cose che dobbiamo fare per rivedere il progetto divino per noi. Nessuno di noi si trova per caso sulla terra. Dio ha fatto noi insieme a un progetto che noi, quando usciamo da quel progetto, siamo come smarriti. Quando lo riprendiamo e cominciamo a costruire secondo quello che il Signore ci aiuta a comprendere, allora siamo nel centro della volontà di Dio e ci accorgiamo
che è qualcosa di speciale. E perciò così bisogna fare. C'è qualche... c'è pure la sorella, prego. Il Signore sia lodato. Voglio essere anche ubbidiente al Signore, perché quando ci comanda qualcosa la dobbiamo fare. Mentre stavo venendo in chiesa, ascoltavo un predicatore che ha dato questo messaggio e il Signore mi invita a trasferirlo anche a voi. E diceva questo: ognuno di noi deve essere combattivo, deve combattere, non deve arrendersi e non deve mai abbassare la guardia, perché il nemico è sempre in agguato. E diceva così: forse tu ti stai trovando in questo momento con una persona vicino a te che ti sta molestando, una persona che ti infastidisce, una persona che non ti lascia vivere la tua vita tranquilla. E tu magari te la prendi con questa persona, ma non devi farlo. Tu devi sgridare il nemico, perché il nemico che cosa fa? Quando ha capito che tu sei debole in qualcosa, che tu in quel punto ti arrabbi e abbassi la guardia, lui viene a tentarti sempre in quel posto. E allora diceva proprio questo: voi non dovete prendervela con la persona cara, con l'amico, chi è un figlio, un genitore, anzi dovete amarlo, ma dovete sgridare il nemico che in quel momento si serve di quella persona. E difatti ha fatto l'esempio: quando Gesù doveva andare sulla croce, Pietro, che era sempre vicino a lui, gli disse: no, tu non devi morire. Ma Gesù che cosa fece? Gesù non se la prese con Pietro. Gesù sgridò il nemico dicendo: Satana, vai via da me, allontanati da me. E allora ci invitava a fare proprio questo. Quando ognuno di noi si trova in una situazione del genere, perché il mondo è fatto così, purtroppo il nemico non ci lascia in pace, il nemico se le inventa tutte. Noi anzi dobbiamo amare quella persona che magari ci fa qualcosa e dobbiamo sgridare nel nome di Gesù il nemico, lo dobbiamo cacciare fuori nel nome di Gesù, perché solo così lui ci lascerà in pace. E così vedremo che la strada si spianerà, il nemico se ne andrà, perché quando vede che noi siamo duri, perseveranti e che non ci scoraggiamo e che siamo forti nel Signore, lui si mette in fuga, se ne va e ci lascia in pace. A Dio sia la gloria. Gloria al Signore. C'è qualchedun altro? Possiamo ringraziare il Signore con 631. Grazie, Signore. Il nemico nostro è come il cane: se ti corre dietro e tu corri, ti fa correre di più. Se invece ti giri e pigli una bella forca e gli corri dietro tu, vedi che non ti corre più dietro. Dio ci deve aiutare a... Ci vogliamo alzare in piedi. 6-3-1. Lungo i rivi e i paschi del buon Salvatore si trova cibo ed acqua a sazietà. Gloria al Signore. Valle vorrei
andare su quei monti, anche a sera, senza alcun timor, con Gesù nella valle. Passiamo alla parola del Signore, accomodatevi con un desiderio nel nostro cuore nel dire direttamente al Signore: Signore, fammi comprendere qualcosa in quello che noi leggiamo questa sera. Questa sera c'è un passo molto speciale. Il Signore mi metteva in mente un gesto che spesso abbiamo fatto. Passiamo al piano superiore. Molte volte ci siamo trovati andare a mangiare in qualche posto e abbiamo visto che il piano sottostante c'era fumo, c'erano cose che non ci piacevano. Quante volte sarà capitato pure a te che hai detto: ma c'eravamo pure seduti, poi abbiamo detto: ma andiamocene sopra, stiamo meglio, andiamocene sopra. E realmente abbiamo notato che c'era una certa differenza. Questa immagine è ci aiuta a comprendere che dove stiamo, se l'aria non è proprio quella che ci piace, se tutto quello che noi viviamo, perché noi abbiamo dei sensori speciali, come nel mangiare, come nel cibarci per il corpo, abbiamo anche dei sensori per sapere se siamo nel posto giusto quando ci cibiamo delle cose spirituali. Perché la vita naturale ci aiuta a comprendere quelle spirituali. Gesù, per farci comprendere, prendeva sempre quelle cose della quotidianità per sviluppare i concetti chiari del regno di Dio. Allora, se non ci troviamo bene dove siamo e c'è tensione, c'è fumo e non si fa, sappiamo passare al piano superiore. Beh, così abbiamo anche i sensori spirituali che ci fanno comprendere se siamo o non siamo nel posto dove possiamo nutrirci, cibare, respirare aria pulita e così via. Passiamo al piano superiore. Leggiamo insieme nella parola del Signore e leggiamo in Giacomo capitolo 3, verso 16. Se ci troviamo in questa posizione, dobbiamo passare al piano superiore, poiché dove sono invidia e contenzione, qui vi è disordine ed ogni mala azione. Cioè l'immagine di fumo, respirazione, compagnie nel settore dove andiamo a mangiare, e spiritualmente è la stessa cosa quando noi conviviamo, restiamo nell'ambiente dove si sviluppano questi fumi, queste cose che infastidiscono la nostra vita spirituale. Allora questi sensori, quando si accendono dentro di noi e ci accorgiamo che intorno a noi e poi le cose che sono intorno penetrano anche dentro, perché quando noi restiamo in mezzo a chi fuma, alla fine quando torniamo a casa i nostri familiari ci dicono: ma puzza di fumo. È vero, perché assorbiamo, e quando assorbiamo che stiamo in un ambiente così spiritualmente parlando, non sentiamo più la presenza dello Spirito Santo. Allora vuol dire che dobbiamo salire al piano superiore. E l'azione inutile che ci sono, oppure vili, cose che non sono buone a nulla. La parola del Signore ci aiuta. Leggiamo insieme nel verso 13, così ci inquadra se per il fumo, si chiama fumo, le cose spirituali, la parola del Signore ci dà l'intelligenza di capire quelle spirituali. Chi è savio e intelligente fra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere in mansuetudine di sapienza. Cioè, in pratica, dobbiamo muoverci per mostrare che o c'è la diversità o non c'è. Dio ci deve aiutare. La saggezza è quando la nostra vita pratica, cioè quando noi siamo troppo teorici e non mettiamo in pratica nulla, si chiama intelligenza. Quando invece l'intelligenza la mettiamo in pratica, si chiama sapienza.
perché sappiamo come mettere ogni cosa al suo posto e ad ogni posto la sua cosa, per continuare a saper con discernimento il momento che dobbiamo muoverci, perché possiamo avere tanta intelligenza, ma se non abbiamo la sapienza di sapere quando dobbiamo mettere quell'ingrediente al posto che ci vuole, alla fine mettiamo il sale nel caffè e lo zucchero nella pasta. E perciò l'intelligenza di saper cuocere la pasta, la sapienza poi non l'abbiamo. Il nostro stile di vita è uguale a quello che noi diciamo, perché dobbiamo avere un rapporto equilibrato nella nostra vita. Se parliamo solo di certe cose e non le abbiamo e non le viviamo, allora parliamo soltanto. È come quando il nostro modo di vestire, mangiare, vivere, il tutto diventa armonioso. Se noi viviamo nel contesto di quel che diciamo, allora quella parte pratica che si chiama sapienza ci arricchisce, ci fa godere di quel che noi viviamo. Se invece ne parliamo solo, parliamo di certe cose, ma che sono al piano superiore, ma noi viviamo nel piano sottostante, ciò vuol dire che noi parliamo di certe cose, ma realmente non le viviamo. E oggi ci siamo tanti che facciamo così, parliamo di, tanta gente parla di milioni, però realmente c'era uno che parlava di milioni, che era stato in America. Era un racconto che mi ricordo quando ero più giovane, parlava di milioni, che aveva portato milioni, ma mentre stava insieme agli amici diceva: per piacere dammi una cartina, cioè si doveva, andava da un altro e diceva: per piacere dammi un po' di tabacco, si fumava il trinciato forte allora, e andava da un altro e diceva: per piacere fammi appicciare, dammi un fiammifero. Alla fine parlava di milioni ma non aveva manco una sigaretta. Il Signore ci deve aiutare, certe volte noi spiritualmente viviamo così. Vivere il tutto diventa armonioso con come siamo. Ci siamo trovati a volte che non trovavamo a nostro agio nella nostra vita spirituale e a volte non ci siamo sentiti come pensavamo e ci siamo nutriti o attratti da cose, da ambienti che non hanno dato il risultato che noi volevamo avere. Dio ci deve aiutare. Cioè in atmosfere diverse. Guardiamo nel verso 14, che ci aiuta a vedere il piano superiore. Ma se avete nel vostro cuore dell'invidia amara ed uno spirito di contenzione, non vi gloriate e non mentite contro la verità. Allora, dal dire al fare c'è di mezzo il mare. Qualche volta c'è un mare come da Reggio Calabria in Sicilia, che si vede l'altra sponda. A volte da quello che diciamo, a come ci muoviamo e quello che viviamo, c'è un mare che molte volte è largo quanto l'oceano. È molto lontana la verità che noi parliamo e dobbiamo rivedere la nostra vita com'è. Guardiamo nel verso 15. E poi leggiamo anche il verso 16. Questa è la sapienza che scende dall'alto, anzi è terrena. Questa non è la sapienza che scende dall'alto, anzi è la terrena, carnale e diabolica. Poiché dove sono invidia e contenzione, quivi è disordine ed ogni malazione. Abbiamo visto insieme, in questo piano sottostante, noi se ci siamo dentro possiamo parlare quando vogliamo, ma se viviamo in questo contesto siamo proprio come quando andiamo nel piano sottostante, c'è di tutto, noi andiamo per ristorarci, ma alla fine quando torniamo a casa ci sentiamo male, perché viviamo in un contesto dove non
va bene. Molte volte c'era la moglie del pastore che mi ha preceduto, che quando tornava da uno sposalizio si metteva su una sedia e stava sempre male. Dicevo, ma che ti è successo? E dice, c'era uno che fumava vicino a me, io non ho potuto fare diversamente e si sentiva male. Dio ci deve aiutare. Quando la parola di Dio ci dà la provenienza, nel verso 15, ci dice queste cose da dove vengono, e quando noi sappiamo da dove vengono, dobbiamo scegliere sicuramente un altro posto. Come per mangiare ci spostiamo da sotto a sopra, così nella nostra vita dobbiamo spostarci. Questa, quando stiamo in questo ambiente, non è la sapienza che scende dall'alto, anzi è terrena, carnale e diabolica. Dobbiamo uscirne prima possibile. Quando noi sappiamo, dobbiamo muoverci dagli effetti che viviamo, dobbiamo subito passare al piano superiore, con urgenza, perché nel contesto di questi pochi versi che abbiamo letto, e poi ti raccomando di leggerli così nel contesto, vedi che se queste cose si sviluppano dentro e intorno a noi, vuol dire che veramente siamo messi male. Ma la parola del Signore ci aiuta a scoprire che c'è un altro piano sopra, e se nessuno te lo ha detto stasera, la parola del Signore ci dice che c'è un altro piano, che non è quello della sapienza o dell'intelligenza sottostante, ma nel verso 17 il Signore ci aiuta attraverso un uomo di grande esperienza, il fratello del Signore Gesù Cristo, che aveva sperimentato nella sua vita e lo ha scritto ispirato dallo Spirito Santo, nel farci comprendere che la sapienza invece che viene dall'alto, prima di tutto è pura, è pacifica, è mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità e senza ipocrisia. Questo è il piano superiore. Se noi ci accorgiamo che nel piano dove noi viviamo c'è dal verso 13 al verso 16, scrivitele queste cose, dobbiamo passare al piano superiore che è il verso 17 che ci aiuta. Al piano superiore è un ambiente diverso, richiede la nostra partecipazione, come noi ci alziamo e di pari consentimento ce ne passiamo al piano superiore, così dobbiamo sapere scegliere anche quando nel contesto della nostra vita ci accorgiamo che siamo nel sistema diabolico, nel sistema satanico, nel sistema che non troviamo quell'armonia che noi abbiamo bisogno, allora ci dobbiamo alzare e dirigerci per andare al piano superiore, dove sicuramente per salire la scala ci vuole un poco di impegno, ma ne vale la pena. Guardiamo la parola del Signore che ci aiuta e ci accompagna quando noi la seguiamo. Leggiamo insieme in Ebrei capitolo 12 verso 14. Adesso passiamo al piano superiore. Procacciate pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Dobbiamo incominciare a tendere di salire, a protenderci verso qualcosa di diverso. Dio ci deve aiutare. Ed impegno, ci vuole anche il nostro impegno. Come ci impegniamo a saper lasciare per stare meglio, dobbiamo fare la stessa cosa, dirigerci verso il Signore, restare nel contesto di avvicinamento a Dio, con una comunione continua, che è la preghiera. Dobbiamo comunicare con il Signore. Se noi non parliamo col Signore, come ci andiamo? E con comunione continua preghiera, preghiera continua, continua preghiera, comunicare col Signore. E per non focalizzare sui nostri problemi di concentrazione, vigilare. Guardiamo nel verso 15,
Oltre ad avere comunione col Signore, dobbiamo vigilare badando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio. Perché il tutto al piano superiore, non dobbiamo pagare nulla, ma dobbiamo almeno entrarci la grazia di Dio. Che nessuna radice velenosa, dobbiamo vigilare, venga fuori a darvi molestia, perché facilmente quello che è sotto protende a venir sopra un'altra volta. Ci insegue la vecchia natura, ci continua ad inseguire e darvi molestia sì che molti di voi restino infetti. Un po' di più su quelli che camminano con noi, dobbiamo vigilare anche sugli altri, perché quando noi concentriamo tutta l'attenzione su noi stessi, molte volte i nostri problemi aumentano perché gli diamo troppa importanza. Se invece guardiamo anche quelli che camminiamo insieme, ci accorgiamo molte volte che aiutando gli altri non vediamo più i nostri grandi problemi, perché ci accorgiamo che gli altri hanno bisogno del nostro aiuto. Quando noi cominciamo a guardare il bisogno degli altri, incominciamo ad aiutarli e incominciamo a vedere che qualcosa cambia nella nostra vita. Molte volte, aiutando gli altri e vedendo le difficoltà degli altri, ci sentiamo più leggeri noi. Gloria al Signore. Insieme dobbiamo camminare, sì che molti di voi restino infetti. Così ci adoperiamo e ci impegniamo, come dice Giacomo nel verso 18, capitolo 3, verso 18, ci aiuta a comprendere. Perché così facendo noi cominciamo a portare frutti diversi. Or il frutto della giustizia si semina nella pace, piano superiore, per quelli che s'adoperano alla pace, per quelli che la vivono e la procacciano, per quelli che ci vivono e mantengono l'ambiente adatto per quello che è il Signore, per uno scopo nobile. E in questa atmosfera del piano superiore crescano il frutto della giustizia. Leggiamolo insieme dove dice: or il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Noi non soltanto dobbiamo viverlo, seminarlo, ma far crescere, e man mano che cresce il frutto della giustizia nella pace, dove noi al piano superiore abbiamo lasciato quello che abbiamo sperimentato che non era quello adatto per noi, e nella stessa serra, chiamiamola così, dove viene coltivato il frutto della giustizia, che è il nostro, in un clima di pace spirituale, siamo ricolmi di qualche altra cosa. Lo leggiamo insieme in Filippesi capitolo 1 verso 11, che dice: ripieni di frutti, seminiamo giustizia nella pace, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo. Dalla nostra comunione con il Signore ne scaturisce fuori il frutto della giustizia a gloria e lode di Dio. E non solo, ma il Signore ci aiuta a comprendere che in questa atmosfera cresce anche un'altra cosa, che lo vogliamo leggere insieme in Galati capitolo 5 verso 22. E quando siamo al piano superiore, tutta la temperatura è diversa, e come per ogni cosa, per crescere ha bisogno di una temperatura, noi dobbiamo spostarci un po' più in su per permettere allo Spirito Santo di avere poi il frutto dello Spirito Santo nel contesto della nostra vita, e che è amore, invece è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza, che crescono nell'ambiente del nostro cuore quando noi
lasciamo quello che ci siamo accorti che non funziona e coltiviamo quello che funziona con la nostra attenzione. Investiamo il nostro tempo, la nostra passione per quelle cose che portano frutti benevoli al nostro cuore e dove noi ci troviamo, e abbandoniamo le spine e i triboli senza tenerne più conto. Ci separiamo. Questa separazione non la può fare nessuno al posto mio e non lo può fare nessuno al posto tuo. La dobbiamo fare noi, perché come nella nostra quotidianità sappiamo dove si sta meglio e ci spostiamo, così la parola del Signore ci fa sapere che se ci spostiamo al piano superiore, cercando il Signore e camminando con Lui, le cose cambiano, perché Lui farà crescere nella nostra vita quello che è il meglio per noi e la nostra vita sarà diversa. Il nostro stile di vita sarà diverso. Allora non diciamo soltanto le cose, ma le viviamo, perché la presenza dello Spirito Santo mantiene quell'atmosfera che noi abbiamo bisogno. Da noi non ci riusciamo mai, perché ci manca quello che noi non abbiamo, ma attraverso la presenza dello Spirito Santo possiamo avere molto di più. Perciò quello che è importante è avere comunione con lo Spirito Santo, dove la luce, l'energia che produce mantiene la giusta temperatura per una crescita sana spiritualmente parlando, e insieme camminiamo con il Signore. Vogliamo ringraziare il Signore per la sua parola, ci vogliamo alzare in piedi e rileggiti questi passi, così ti parlano molto di più. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola, per questo insieme, per la tua presenza, per quello che tu hai fatto sotto questa grande tenda questa sera, perché sei tu che ci hai chiamato a svolgere questo compito e amministrare le cose che appartengono al tuo regno, perché tu hai degli interessi speciali di trasportare i nostri cuori al piano superiore, perché tu ci ami e sai quando si sta male, dove non troviamo pace, gioia e quelle cose che appartengono al tuo regno. Proprio per il tuo grande amore ci parli in un modo semplice, in modo che noi possiamo spostarci immediatamente questa sera, decidere nel dire: Signore, io passo al piano superiore insieme con te, voglio godere della tua presenza, dell'alimentazione che porta lo Spirito Santo nella mia vita, avere comunione con te, che questa energia continui a far progredire l'opera tua nella mia vita. Insieme te lo chiediamo ed insieme ti ringraziamo, perché con parole semplici tu ci dai una guida certa e la certezza della tua compagnia e tua presenza, che sono quelle che arricchiscono l'ambiente e l'atmosfera dove noi scegliamo di camminare insieme con te. Padre Dio, ti ringraziamo per Gesù Cristo e per la tua parola, che stasera ci invita di passare dalla tua parte e continuare il cammino insieme con te. Insieme ti vogliamo ringraziare, insieme ti benediciamo ed insieme chiediamo la tua benedizione su ognuno di noi che siamo sotto questa grande tenda, e che lo Spirito Santo continui a parlare ai nostri cuori, riporti quei sentimenti che vengono da parte tua per convogliare l'attenzione del nostro cuore nella giusta direzione. Te lo chiediamo insieme e ti ringraziamo per Gesù Cristo il Signore. Amen, amen, amen. Di pure tu amen, che confermi tutto, perché quel sì tuo è di grande importanza davanti a Dio. Dai spazio a Dio di esserti di aiuto, perché la tua volontà è importante davanti a Dio. Dio ti benedica, pace e buonanotte. Ci vediamo domani mattina per la solita visita pastorale ed insieme condividiamo la parola del Signore. E strato dopo strato cresciamo nella grazia. Dio ti benedica, pace e buonanotte. Pace pure a voi.